Siamo con Silvio Iacovino, segretario della Proloco di Montorione e Frentani. Anche la Proloco si è attivata per questi campionati del mondo. Sì, siamo stati chiamati in causa ed abbiamo risposto affinché potesse riuscire al meglio questa manifestazione per offrire il miglior servizio possibile. Un evento importante nel nostro borgo e siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo, seppur nel nostro piccolo. Nello specifico di cosa vi siete occupati? Noi ci siamo occupati fondamentalmente della ristorazione, quindi di preparare pranzo e cena per gli ospiti, ma anche per i giudici, per tutti i partecipanti, insomma, con arrosticini, salsicce. Poi quest'anno ci siamo attivati anche ulteriormente facendo venire la Federazione Italiana Cuochi per dare pasti anche più prelibati per i nostri ospiti, insomma. La vostra è una Proloco molto giovane e molto attiva. Sì, l'età media è sui 22-23 anni, tutti giovani, rigorosamente giovani, anche perché le forze sono necessarie, anche se la coordinazione è ovviamente da dare, da riservare ai più esperti, diciamo, ai più anziani, che dietro le quinte ci guidano con consigli ed anche aiuti molto, molto importanti per noi. Un contributo importante per valorizzare Montorione e Frentani. Senz'altro, senz'altro, la Proloco è l'anima di questo paese, perché con le nostre iniziative comunque diamo visibilità ad un paese, ad un borgo piuttosto piccolo, ristretto, che si ripopola proprio in virtù di queste iniziative che prendiamo per dare spazio anche, ad esempio, a queste manifestazioni culturali, a chi da tutto il mondo viene a mettersi in gioco, insomma. Giovanna Guzzo, anche lei ai campionati mondiali, una delle poche donne in gara. Che emozione prova? In questo momento totale stupore, perché non pensavo assolutamente di fare un'intervista, però sono grata assolutamente per questo e sono fiera di essere anche l'unica ragazza qui che suona all'organetto. Da quanti anni suona all'organetto? Più o meno da 6 anni. Calcolando che poi ho cambiato anche 3 professori. Come si è avvicinata a questo strumento? Beh, a dire il vero è una storia abbastanza complicata, diciamo un po' divertente anche. Stavamo a casa di notte e è arrivato mio cognato a fare la serenata a mia sorella la notte prima del matrimonio, tradizione cilentana. E allora mio padre cacciò questo organetto da dentro la soffitta, diciamo. E cominciò a suonarlo. Io non sapevo assolutamente che ci fosse questo organetto in casa. Da lì poi cominciai a suonarlo e da lì è una passione, cioè per me è una passione, non so come stare senza l'organetto, perché mi rappresenta, è uno strumento divertente, cioè come me in fin dei conti. Lei da dove viene? Da Anaviveglia, un paesino in provincia di Salerno. Come si è trovata in questi giorni a Montorione e Frentani? Perché diciamo che ci siamo organizzati con un polmino e siamo venuti in tanti, tanti allievi del nostro professore che è Alessandro Gaudio e lui è pluricampione mondiale di organetto. Le aspettative? Per adesso aspettative diciamo un 99 anche più. Poi se in caso facessi il primo posto oppure il secondo, il terzo, ben venga. Siamo con Margherita Longo nella giuria per questo campionato mondiale di organetto e fisarmonica. Un commento su questo campionato?
Beh, devo dire la sincera verità, li ho trovati molto e molto preparati rispetto a anni passati, che io non ho partecipato come giuria, però ho sentito e ho ascoltato, sono veramente bravi, ma molto bravi, proprio di livello, alto livello quest'anno, sì. La sua è una presenza illustre in Molise, diciamo qualcosa della sua esperienza. Ma la mia esperienza musicale, io sono insegnante da tanti anni, non lo dico quanti. Io sarei pianista, poi mi sono convertita all'organo perché mancava l'organista in parrocchia e di conseguenza mi sono praticamente appoggiata all'organo. Con eventuali cori, ne ho quattro che dirigo, per cui esperienza musicale ce n'è a gogo. Da qualche anno a questa parte ho cominciato con la fisarmonica perché per conto mio un musicista a un certo punto perde l'entusiasmo della musica e di insegnare, di conseguenza deve avere uno stimolo. Per cui ho iniziato con lo studio della fisarmonica e poi quella dell'organetto e poi mi hanno chiamato qui. In tanti oggi prendono parte a questo campionato, che cosa si sentirebbe di consigliare a tutti gli artisti in gara? Mantenete vivo l'amore per la musica, arricchisce tantissimo, e ai genitori cercate di dare questa esperienza a chiunque vi si avvicini, perché è una cosa importantissima. Cesira Colecchia, presidente della Proloco di Montorio nei Frentani, un paese in festa per questi campionati del mondo. Sì, è diventato quasi un pentagramma anche lui, ricco di note, non solo date dalla professionalità e dall'amore per la musica dei partecipanti in gara, ma anche si aggiungono a queste anche le note di noi residenti, di noi montoriesi e anche e soprattutto della Proloco, che come ogni anno è sempre pronta a valorizzare questa piccola realtà, che è piccola per solo dal punto di vista fisico, come luogo fisico. Per noi è un'idea che va oltre tutto, è un'idea di condivisione, un'idea, è una sorta di linguaggio, come un pentagramma, un linguaggio fatto di tradizioni che noi vogliamo preservare e continueremo a preservare per tutta la nostra vita, trasmettendo questo affetto, questo impegno e questa costanza anche alle generazioni future. Abbiamo visto in tanti collaborare per la riuscita di questo evento, una grande famiglia. Sì, siamo una grande famiglia e diciamo che noi della Proloco siamo lo stendardo di questa grande famiglia, perché appunto siamo, la Proloco è composta per la maggior parte dai giovani, ma non solo dai 18 ai 30, anche dai più piccoli che ogni anno si impegnano per la stollare e cambiare di ruolo. C'è sempre il turnover nella nostra associazione, sempre per questo spirito di condivisione che appunto è come se fossimo una grande famiglia, grande proprio a livello anche affettivo.